100 volte Bartali è il libro a cura di Sandro Picchi e Marco Viani nel centenario di Gino Bartali. L'iniziativa promossa dall'associazione Giglio Amico, qui con me proprio Alberto Panizza che è presidente dell'associazione. Che cosa racconta questo libro? Tutto nasce da un'idea di Marco Viani, nella ricorrenza del centenario della nascita di Gino Bartali, che è stato un personaggio importantissimo nello sport, nella vita sociale e modestamente anche nella nostra associazione. Questo libro nasce coinvolgendo tanti personaggi, scrittori, giornalisti, sportivi, autorità politiche. Sono 84 autori per oltre 100 articoli che narrano con argomenti diversi il secolo che ha accompagnato Bartali in tutte le sue sfaccettature. Noi siamo orgogliosi di questo libro perché è, concedetemi, tanto non l'abbiamo scritto noi, veramente di alto livello. Domani sera al Teatro Verdi, martedì 9 dicembre alle ore 21, siamo al Teatro Verdi, che si trasformerà in una specie di libreria, in quanto l'ingresso è libero. Noi proporremo a tutti gli spettatori, alle persone che vorranno intervenire, questo libro con gli interventi di molti autori che saranno presenti, e chi avesse voglia di fare beneficenza e di prendere questo libro come può essere una strenna natalizia stupenda, l'offerta minima che l'associazione richiede è 40 euro. Una chicca domani sera al Teatro Verdi ci sarà, possiamo anticiparla? Sì, verrà parlato della foto storica famosissima della borraccia, lo scambio fra i due campioni. Si dirà forse chi l'ha porta o chi l'ha presa, chi ha tirato, chi ha messo la mano, però io la voglio interpretare in un altro modo. Non vorrei che ci fosse uno che viene preferito all'altro. Questo è il simbolo dello sport, rivali ma compagni e amici, leali. Io vorrei dire che le due mani sono partite insieme, quella che offre e quella che prende. Qualche ringraziamento però c'è da fare. Sì, a chi ha contribuito alla realizzazione di quest'opera, quindi alla Confindustria, alla Confraternita della Misericordia e alla ditta Chimet di Arezzo. Giunti, che ce l'ha stampato, e il Teatro Verdi, che ci permetterà di pubblicizzarlo.